Oggi siamo a Monte Cerignone. Lo potete vedere alle mie spalle, un piccolo borgo del Montefeltro, famoso per la sua rocca, una meta turistica molto apprezzata, ma non solo. La scorsa settimana è successo un evento inquietante a Monte Cerignone. Ma cosa? Un evento all'apparenza semplice, un paio di ragazzi che fanno un concerto all'interno della rocca, un po' di pubblico, una serata in compagnia, ma succede qualcosa. Gli strumenti non rispondono, o meglio, forse qualcun altro sta suonando quegli strumenti. Ci troviamo ai piedi del castello di Monte Cerignone, in cui è accaduto lo strano fatto della musica demoniaca. In questa costruzione, la scorsa settimana, gli insetti malvagi, questo è il nome del gruppo, forse già un presagio, si stava esibendo per un piccolo pubblico, quando a un certo punto strani suoni, strani rumori si sono infilati nei loro strumenti. Quello che è successo quella sera io lo trovo inspiegabile. In realtà, quando abbiamo cominciato a suonare, abbiamo sentito come una strana aurea pervadere l'ambiente. Chi suonava davvero? Che cos'erano quei rumori? Erano forse alieni? Erano forse spiriti? Fantasmi? Andiamo a scoprirlo assieme. Secondo gli studi del professor Francis, questo castello, costruito a forma di Santo Graal, nasconderebbe in realtà degli altri segreti che non sono mai stati svelati precedentemente. Uno dei particolari più inquietanti del castello di Monte Cerignone è questa iscrizione proprio sulla porta principale. Quello che a prima vista sembra un Orazio ta e poi il resto è illeggibile significa in realtà morte, morte a chiunque entrerà nel castello. Andiamo a vedere se la profezia è vera. Quando abbiamo cominciato a suonare ho sentito dentro me una voce potentissima che mi diceva: muori, muori adesso, muori maledetto. Questa è la porta che conduce alla stanza dove è avvenuto il fatto, dove gli insetti malvagi hanno suonato e hanno sperimentato un contatto con delle forze probabilmente di un'altra dimensione. Questa possiamo notare che è una porta templare, come si nota dal simbolo dei templari che oggi si trova un po' ovunque. Ora noi entreremo e intervisteremo i tre membri degli insetti malvagi, Luca Baggiarini, Emanuele Contadini e Stefano Rossini. Ognuno ha una sua versione del fatto e questo dimostra quanto sia difficile venire in contatto e capire cosa avviene quando c'è un contatto con un elemento di altra dimensione. È stata dura, perché sinceramente non ce l'aspettavamo una cosa del genere. È stata inattesa, perché cioè te mi capisci, prepariamo le robe e poi a un certo punto senti mischiare il bianco e il nero dei tasti in altri colori, tipo il verde, fischi durante la serata, cioè non è che cioè, fosse stato il pubblico, io posso anche capirlo, la gente non apprezzava quello che suonavamo noi. Cioè. Si parla di alieni? Fantasmi dei templari? Pokémon? Proli stellari di Cthulhu? Proviamo a scoprirlo, andiamo! Io mi sono chiesto, mi sono anche preoccupato di cosa potesse essere a livello tecnico. Cioè, mi rendo conto che mentre stiamo suonando eravamo posseduti. Alla luce di questo sconcertante dato, possiamo ora analizzare la statua e il busto di Uccione della Fagiola con un occhio più critico e allora diventa chiaro e lampante che questo non è un tipico cappello medievale, bensì è un elmetto da astronave. Diventa quindi chiaro che questo castello a forma di Graal in realtà non è altro che un'astronave degli abitanti di Plutone. Quando abbiamo cominciato a suonare ho sentito come un'esplosione e poi ho visto una fortissima luce accecante, enormi sfere con dei tentacoli e io giravo un'altra mente all'interno del mio
del mio corpo fisico che era rimasto nella sala e stava suonando al posto mio ed emetteva degli strani fischi da delle piccole fessure all'altezza delle tempie. Probabilmente quella sera abbiamo evocato in quel posto, abbiamo creato una sorta di buco spazio-temporale dove questi fantasmi hanno varcato la porta dell'oltretomba. Cioè, mi rendo conto che mentre stiamo suonando eravamo posseduti. Eravamo esorcizzati. E io pensavo fosse stata la birra che avevamo comunque bevuto prima del concerto, come diritto facciamo noi della band. Di nuovo quella luce accecante e alla fine ero di nuovo nel mio corpo, sentivo i miei soci, i ragazzi che suonavano con me, che dicevano cose strane, come se tutto fosse andato male, ci fossero stati dei problemi. Io non capivo, è stato terribile. È stato terribile, non sarò più quello che prima. Se suoneremo ancora. Scusate. Hanno voluto punirci. Non so se suonerò mai più. No. Credo che non ci riuscirò mai più. E anche per oggi è tutto. Voyager vi saluta alla prossima puntata. Dal castello di Montecerignone abbiamo aperto nuove porte sull'infinito, abbiamo cercato di esplorare altri misteri. Non ci rimane che salutarvi e darvi l'appuntamento per la prossima settimana.